Allora, ricominciamo con laboratori dal basso, uh, siamo in diretta streaming. Quindi un saluto anche a chi ci sta seguendo da casa. Sento molto Raffaella Carrà in questo momento. Niente, stavamo un, ricapitoliamo insomma quello che ci siamo detti un po' brevemente nella prima parte. Abbiamo affrontato insomma con Luca il mondo di locusta dell'agenzia insomma di Bughi dei concerti. Abbiamo un po'. Uh, raccontato la storia, gli inizi, gli esordi della sua avventura professionale e poi siamo entrati un attimo nel, nel discorso appunto selezione dei gruppi no? come i gruppi si approcciano e insomma entrano in questo, in questo sistema di, in cui ci sono diversi intermediari che sono utili appunto alla promozione del, del proprio progetto discografico Adesso continuiamo insomma, entrando nello specifico del lavoro di un'agenzia di booking come, come può essere Locusta e magari appunto, raccontando l'esempio, visto che mm, ci sono dei giovani musicisti no, che chiedevano insomma, come facciamo, come possiamo essere promossi eccetera, forse è più interessante capire come Locusta ha eh, promosso il tour ed è riuscita a convincere tra virgolette a vendere dei gruppi che non avevano tutto questo risalto mediatico magari sicuramente è sicuramente più semplice avere delle cose, cioè vendere delle situazioni già consolidate ma eh, a livello insomma, di strategia voi come eh, vi, vi, vi approcciate su un prodotto nuovo, su una band magari al primo disco nel, nel discorso appunto del live per eh, poter, insomma, convincere i locali e tutta la serie di situazioni di festival, di situazioni che possono nascere per, per l'esibizione dal vivo di questo, di questo fantomatico progetto, insomma, all'esordio, diciamo. Eh, sicuramente, sicuramente, cioè il discorso che avevamo fatto prima su... Eh, l'autorevolezza, diciamo così, del, dell'agenzia o della gente che, che lavora è la parte fondamentale, nel senso che mh, è sicuramente più facile mh, vendere, come giustamente dici te, il, um, un prodotto che ha già una sua risonanza, però ehm, L'agenzia o la gente ha, eh, ha una sua autorevolezza tramite eh, presso, anzi il, i, i promoter gli organizzatori dei concerti e quindi anche un gruppo nuovo, un artista nuovo all'esordio: eh, se viene proposto da qualcuno che ha questo tipo di autorevolezza, Ehm, riesce a avere un'attenzione da parte dei promoter dei gestori locali diversa rispetto a qualsiasi altro prodotto. Poi, come dicevo prima, il fatto di proporre ehm, al, ad un promoter che ha una certa linea artistica e delle richieste, diciamo così, eh, specifiche, eh, il fatto di sapere che eh, L'agenzia con cui si interloquisce ti propone delle cose che sono sensate per, eh, per il, il locale di cui curi la, la, la programmazione, è sicuramente un, eh, diciamo un bonus extra che permette appunto a a questa autorevolezza di cui parlavo prima di eh, autoalimentarsi, per cui eh, chiaramente eh, non hai un credito infinito, non puoi proporre sempre cose eh, assurde, anzi eh, l'autorevolezza si basa proprio su questo, sul fatto che quando hai proposto qualcosa, questo qualcosa si è rivelato in qualche modo di, di successo, che poi di successo vuol dire, vuol dire anche tante cose, no? Può voler dire anche semplicemente che, eh, che, che il concerto è stato bellissimo, eh, a, a prescindere dalle persone, o anche viceversa, magari eh, il, il successo di persone eh, è stato abbastanza appagante da farsi dimenticare che il concerto visto, cioè la performance in sé non era, eh, non era al massimo. Quindi, quindi questo fantomatico progetto di cui parli all'esordio ha sicuramente un, un plus valore se viene proposto da qualcuno che lavora già. Eh, anche, anche recentemente, per esempio, cioè, diciamo che questa cosa è una cosa che, che ci capita abbastanza eh, frequentemente, appunto, di, di proporre delle cose che magari gli stessi promoter ignorano. E, anche semplicemente eh, se fosse per una questione di attenzione eh, riservata al progetto, eh, è sicuramente un vantaggio che, che magari un gruppo isolato non, non ha. O ha anche un'agenzia un, un con un minor... Eh, um, come dire potere, fra virgolette, nel no? minore... Mm... Sì, esatto. E comunque, certo, questo... Mi è... succede, diciamo che... Cioè, è un po' in automatico, ecco. Sì. Chiaramente poi c'è anche una strategia, c'è anche una strategia basata sul fatto, già per esempio, come dicevo prima, nella, nella cernita di, dei promotori a cui proporre una determinata cosa, già quella è ehm, una strategia che, eh, che si palesa, per cui io non proporrò un nuovo progetto, anche con tutto il massimo della, eh, della fiducia che posso avere su un progetto esordiente, difficilmente lo, pro lo proporrò a un, a un direttore artistico di un posto che fa mille persone, perché so già che non, non, non avrebbe nessun tipo di... Cioè la domanda vuoto. è insomma, sproporzionata rispetto all'offerta. Esatto. Certo. Nonostante questo i rapporti eh, personali eh, che sono lavorativi ma sono anche personali che abbiamo con alcuni promoter ci permettono anche di... Mh, eh, anche a noi di avere fiducia nei, eh, nei giudizi del tal promoter eh, o tal organizzatore di concerti, nel senso che a volte anche se in questo momento, cioè un minuto fa ho detto che non propongo un, pro un progetto di suddendente a un promoter diciamo così tecnicamente grosso, ma in realtà non è vero perché non glielo propongo per quello dal punto di vista professionale. Però magari gli chiedo un parere, e nel chiedergli un parere glielo sottopongo. E nel sottoporglielo gli metto una pulce nell'orecchio. Quindi anche questo è strategia, no? ehm, diciamo, senza fare esempi concreti riferiti a artisti, però. Eh, se io ho fiducia che un, un artista, un gruppo possa avere, possa in relativamente poco tempo ambire a solcare dei palchi importanti, mi fa piacere che il promoter che gestisce un palco importante abbia quel nome in qualche parte del proprio cervello in qualche modo uh, gli sia arrivata la voce del progetto. Esatto, certo. voce o anche magari che abbia ascoltato qualcosa. Eh, questa cosa può essere a livello anche, non solo strategico ma tattico, eh, fatta mettendo a supporto un progetto esordiente, ma stavo dicendo esordiente, ma in realtà può anche essere un progetto che ha alle spalle una sua gavetta insomma esatto, assolutamente. 3, 4, 5 dischi, ma che è sempre rimasto nel, in un ambito un po' più piccolo. E allora a volte mettiamo, chiediamo di mettere a supporto il, questo progetto a del, dei gruppi che, che magari camminano con le loro gambe e magari anzi che sono interessanti per quel tale promoter che gestisce il palco importante di qui sopra per cui può succedere che quello è un modo in cui noi facciamo vedere mostriamo il, il progetto che abbiamo definito esordiente e, e ovviamente questa cosa è anche, eh, anche un modo per mostrarlo al pubblico oltre che ai promoter anche se in realtà bisogna dire che mh, fare da spalla da supporto come vogliamo dire non è sempre sempre una cosa positiva eh, perché se lo fai per Vasco Rossi ti uccidono poi. <ride> sì, sì, esatto, esatto. Se lo fai per una cosa veramente troppo grande rischi, ehm, soprattutto poi hai, hai detto proprio giustamente, hai detto un nome per cui ehm, Vasco Rossi ha un pubblico talmente particolare eh, che il pubblico di Vasco Rossi vuole, and vuole andare a vedere Vasco Rossi. E non gli importa di cosa c'è non solo prima, ma in generale nel mondo nel senso che ora chiaramente è una generalizzazione. nel pubblico di Vasco Rossi, magari ci sono anche grandi estimatori di musica. Sì, un concerto tupur. religioso in cui in qualche modo qualsiasi insomma qualsiasi, qualsiasi intromissione da... è, esatto. è, vista è vista come. come, una... come appunto la perdita di tempo rispetto allo show che ci prestano a assistere esatto paradossalmente proprio, proprio non si nemmeno capisce che mh, non è che suona il gruppo di supporto togliendo spazio a Vasco Rossi sarebbe comunque quello spazio lì che ti viene, ti verrà dato quindi devi solamente eh, diciamo riscaldarti e magari anche essere certo. interessato no? invece no il pubblico di Vasco Rossi è, è particolare nel senso che dentro appunto come dicevo dentro il pubblico di Vasco Rossi c'è quello che ama tanta musica diversa, magari c'è anche l'estimatore della musica in generale, magari c'è l'estimatore del rock, però per grande parte è, è, è il fan di Vasco Rossi è fan di Vasco Rossi, probabilmente a casa propria ha quattro dischi, tutti Vasco Rossi e quindi chiaramente anche questa è un'iperbole però è per dire che eh, anche la scelta diciamo, del, dell'apertura dell è importante assolutamente, insomma. non solo ma è anche importante ehm, diciamo non suonare ehm, per esempio ecco una cosa che alcuni gruppi eh, faticano, faticano a capire è che ehm, suonare in un locale prima di un gruppo diciamo, più importante, perdonatemi questa diciamo, eh, poco politicamente corretta dizione, più importante, meno importante, oh. esclusivamente dal punto di vista commerciale, no? nel senso mh, quanta gente attrae un gruppo, ehm, dicevo, suonare prima di un gruppo più conosciuto, più importante che dir si voglia, eh, sia sempre positivo e non lo è perché, eh, perché suonare davanti a veramente poche persone eh, secondo me è un, è un danno a meno che non sia un danno proprio per la tua stima cioè suoni davanti a tre persone quelle tre persone fra l'altro avranno l'impressione di aver, aver partecipato a un concerto un po' sfigato anche se a meno che veramente il, il gruppo non, non sia talmente eh, pieno di vitalità, per cui, vitalità di cui parlavo prima, eh, non, vitalità emotiva, non per forza di energia, però mh, che riesca a trasmettere anche a quelle tre persone eh, bene la propria musica lasciando un segno, a volte, a volte succede, però... Siccome il concerto è un, un organismo un po' strano, no? un organismo quasi vivente, per cui quello che dai te sul palco come musicista lo riprendi dal feedback che ti dà il pubblico e, e ovviamente è un sistema... Uh, come dire, a, a rinforzo positivo, per cui più il pubblico ti dà e più ti esalti, e più dai al pubblico che ti ridà quello che gli avanza di resto. E, e questo rinforzo positivo, se suoni in condizioni non in buone condizioni, sopra, dal punto di vista del pubblico, se suoni davanti a poche persone c'è il rischio che invece si crei un feedback negativo. <coughs> per cui te farai un concerto demotivato e il pubblico se ne accorge e si demotiva e a maggior ragione come, dicevo, come dicevamo prima in un momento storico per cui eh, ogni cosa viene messa in rete <coughs> se viene messo in rete che eh, il tuo concerto prima dell'artista tra dettagli faceva schifo perché per un motivo o per un altro comunque se il risultato è quello anche se sono quattro persone sono quattro pareri negativi e secondo me non ne vale la pena vale la pena se hai una consapevolezza di fare come dicevo prima un live tale che anche quelle poche persone si esaltano e allora può iniziare un tantam positivo però è un rischio un rischio che bisogna prendersi a volte, a volte cioè, comunque bisogna considerare considerarlo come un rischio. Non considerare che è, sicuramente mm, sarà positivo perché, comunque, è aperto a un, a un artista più famoso. Tu in qualche anche, modo, scusami, non lo Dicevo, anche perché questa è una cosa che magari non si considera: non fa, ormai non fa troppo curriculum nel senso suonare davanti, suonare di spalla a tale artista, perché è una cosa abbastanza, ormai abbastanza um, comune e, e quindi, quindi non è che, che quando, quando arriva un'email di cui parlavo prima eh, se il gruppo Tal Detali eh, ci scrive abbiamo aperto i concerti di Tizio Caesempronio Sempronio mi mm, interessa un certo punto, diciamo. assolutamente mi interessa fino a un certo punto anzi paradossalmente a volte può anche essere controproducente nel senso che, che dipende da chi è, chi è aperto a parte quello e poi anche mi viene da dire Così, è un, è un discorso ancora non strettamente professionale e poco razionale però mh, come ho detto anche prima magari io, non fa, io personalmente non faccio questo tipo di discorsi però sono discorsi che sono è un discorso che può essere fattibile da qualcuno ovvero suoni da dieci anni hai aperto tutti tutti i gruppi sia della tua zona che conosciuti com'è che ancora io non ti conosco forse vuol dire che fai cacare no ho capito è cosa volevo esatto chiaramente no voglio... eh, ripeto sì, sì, non sì, è sì. un parere professionale cioè, è un, un quesito. È un, è un, è un diciamo... Come dire, è un, non è nemmeno un requisito non aver suonato d'altra parte, no? quindi è semplicemente per dire che non è sempre positivo suonare insieme a un artista perché comunque eh, fa, non fa tanto curriculum, eh, certo è chiaro che a volte suoni con, eh, con artisti che sono molto diversi da te per quanto riguarda il pubblico, ma hanno magari un'attitudine simile, simile o comunque che pensi che possano essere paragonabili e hanno un pubblico molto folto. Allora, a quel punto può avere un senso. È interessante effettivamente a livello di genere, di stile musicale se tu hai un prodotto che comunque fa parte della stessa filiera, diciamo così qualche modo proporre l'ascolto del tuo progetto a comunque dei fan attenti del gruppo per cui stai aprendo insomma cioè, no? in qualche modo sco scoprono scoprono per vedere se questa band possa reggere un palco leggermente più grande magari delle proprie aspettative o anche Assolutamente anche se li ti abbassano il volume poi ti cioè, questo discorso del questa cosa bastardata allucinante Assolutamente Solamente se riesci a reggere un determinato palco che non siano magari di 100 persone, anche di 10, però il palco è grande con determinate amplificazioni, è anche una banalità, ma può anche essere quello. No, e sicuramente anche una soddisfazione personale, no? Sì, anche ci sono quattro gatti. Assur è un palco più grosso di quello che tu vai a vedere. Certo, anche se io tendo a pensare che i gruppi mh, generalmente non danno mai il massimo su un palco grande, nel senso che o sono abituati al palco grande oppure se non sono abituati mh, ecco non è un buon campione del, di quello che danno sul palco perché ehm, un gruppo dà il massimo, secondo me anche ora non è un parere professionale. Ehm, da un gruppo secondo me dà il massimo quando è messo nella condizione in cui si sente a proprio agio e, e un palco molto grande di per sé non ti mette a tuo agio. Un palco molto grande mh, cioè, intanto sei un ospite, assolutamente. Poi appunto sei un ospite quindi anche dal punto di vista tecnico anche se tutto funzionerà benissimo però comunque ti sei messo nelle condizioni da prima di tutto non infastidire il main act no? per cui il headliner, infastidire in senso lato nel senso che comunque non, um, il, il primo obiettivo del, dei tecnici che lavorano su quel palcone è non sei te, è qualcos'altro e te sei bene che vada, sei una rottura. Nel senso che detto con affetto, no? Nel, però è la verità: cioè sei comunque un lavoro extra. E quindi già di per sé, già tecnicamente non sei messo nelle condizioni ideali. In più un palco grande, se qualcuno di voi l'ha calcato, è molto diverso da un palco piccolo anche un palco come quello che c'è qui dietro, no? nel senso anche un palco... Ma non solo, ma proprio anche dal punto di vista, per esempio, degli ascolti. Un gruppo che è abituato a suonare su un palco che magari è grande anche come questa stanza, quindi non proprio piccolo, cioè non piccolissimo, ha degli ascolti eh, basati molto anche sugli amplificatori degli altri e quindi uno si fa il monitor come deve essere mediando, cioè ricreando la situazione che ha spesso in sala prove e quindi con, sentendo quello che lui, cercando di sentire quello che lui sente in sala prove. In un palco gigante è impossibile perché se il, 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 il bassista che è... a uh, 10 metri dal chitarrista, l'amplificatore del chitarrista non lo senti, e quindi, e poi, ovviamente c'è tutta una questione per chi suona, lo sa benissimo: di sguardi, di la distanza di, tra i musicisti esatto, i musicisti. anche non di sguardi veri e propri, ma di percezioni. Per cui ti vedo con la coda dell'occhio, se il batterista ha 7 metri dietro di me, ci deve avere una coda molto lunga. Quest'occhio. Quindi, quindi, insomma, per dire io ho l'impressione che, che il palcone sia una cosa sicuramente bella da fare se uno ha un gruppo. Io non ho mai suonato su un palcone, magari mi piacerebbe anche. però sono convinto anche che non, che non sia la situazione migliore. Il banco di prova per una persona. Assolutamente. Band. Cioè, certo. Guardate i gruppi un po' meno conosciuti che fanno il primo maggio. Terrificante. No? per ehm. dire, e dico una cosa che è visibile facilmente. A volte insomma ti viene da pensare: vabbè, capisco perché, perché non ti si conosce, ma in realtà c'è eh. un discorso anche sulla tech sulla, fo, sul fo, sulla fonica, insomma, in generale certo, italiana. Lì, che lì si apre terrificante. Un, si apre rispetto all'estero, certo sì, rispetto all'estero, ma c'è anche tanta mh, mh, diciamo una diversità di approccio dal punto di vista dei musicisti. Nel senso che a me non piace mai generalizzare sull'estero l'Italia, l'Italia eh, fa schifo, l'estero è tutto buono, anche perché l'estero è tante cose. Però eh, è vero che spesso eh, da noi c'è molta approssimazione. Nel senso che, che a volte mh, non si sa niente di Generalmente un musicista non è un tecnico e va bene, nessuno glielo chiede, però a volte non ha nemmeno idea di come, di come si usa un amplificatore, proprio dal punto di vista tecnico. No? Per cui, oppure una classica, eh, un classico errore no? da, da musicista che suona a maggior ragione su un palcone è eh, tipo di mettere tutto nei monitor perché appunto vuole ricreare la, la, la situazione ideale e, però in realtà il palco non è la situazione ideale di qualsiasi dimensione sia bisogna pensare che il palco non rappresenta la situazione ideale la situazione ideale è un'altra si chiama hi-fi però lì non, non suoni te PG play e suona qualcun altro che ha suonato anni o decenni prima e quella, quella è la situazione ideale di ascolto quando sei su un palco devi avere la situazione ideale di, perf di performance che eh, a volte vuol dire semplicemente che nel monitor c'hai la cassa e la chitarra lo so, dico così più o meno a caso che è un ascolto un po' assurdo no? se pensi che magari il tuo gruppo è composto da eh, tastiere, violini e basi e invece te nella nel monitor hai solo la voce e la cassa, e ovviamente il tuo, il tuo amplificatore è un ascolto un po' assurdo, però è, è quello che ti permette di fare una buona performance. Perché quello che, import, che importa è che il pubblico senta bene, non il chitarrista. E parlo sempre dei chitarristi perché ovviamente sono quelli più antipatici. <ride> No, scherzo. scherzo no, no, è vero, anche i cantanti eh, che vogliono sentire bene la propria vale. voce. Giustamente, se però, se, bisogna abbassare i volumi sempre. Da tastierista, no. io sono quello più sfigato. Insomma, no. No? Mi, mi, mi prendono, no? Eh, io volevo un attimo fare il, senza entrare diciamo, nel discorso tecnico, insomma, è sempre interessante, però, ritornare ad una frase che avevi detto prima. Che è, secondo me è lampante, anche soprattutto con i raga la presenza dei ragazzi. Il camminare da solo con le proprie gambe, quindi i progetti che camminano da solo, cosa significa? Significa che in qualche modo eh, tu dai vita ad una band, ci credi, perché ci devi credere altrimenti non serve a niente, registi il tuo prodotto e ti butti, come vi ho detto, nella giungla. In qualche modo eh, le conferme, il consenso ti dà la possibilità di andare avanti e quindi poi step by step di costruire il tuo percorso e di entrare in contatto con, con questi intermediari come può, essere, come può essere Luca, che ti aiuta in qualche modo a, effettivamente, a ottimizzare oppure a svoltare con la tua situazione insomma, progettuale. Però in qualche modo non si, non si può chiedere miracoli all'agenzia. Di concerti, nel senso che tu quante volte ti è capitato di proporre un progetto che però non aveva, ad esempio, io, io purtroppo mi, mi trovo in diverse situazioni di ruoli, ho fatto il promoter ogni tanto, insomma, eh, rassegni e compagnia bella. Mi sono ritrovato delle proposte da parte delle agenzie di concerti in cui comunque gruppi che non avevano un seguito, cioè magari gruppi che a livello regionale Centro-Nord Avevano un suo perché, un proprio percorso nel circuito di locali, insomma, dei locali, quelli più, quelli più diffusi. Però, al, insomma, nel, nel nostro territorio effettivamente non avevano un seguito, e quindi anche il discorso del costo, del cachet, del compenso. Questo è un altro aspetto interessante, ti volevo chiedere. Non è, reale, cioè non è il corrispettivo reale del, dell'importanza della band nel, nel panorama insomma, ascol degli ascoltatori e del, del pubblico. Per cui insomma, quello che ti volevo, la riflessione che ti volevo proporre è importante, quanto è importante che una band in qualche modo abbia già intrapreso un proprio rapporto con, con il pubblico prima di poi entrare in questi meccanismi di... Di, di diffusione con, con l'agenzia insomma? No, è fondamentale fondamentale e già di per sé questo crea una visibilità eh, come, come dicevo anche prima mh, crea una visibilità da parte delle agenzie stesse e delle etichette perché avere già una buona attività live fa sì che eh, l'agenzia stessa che Mm, magari spesso è oberata di lavoro perché come si diceva ci sono tanti progetti è vero anche che negli ultimi anni sono, sono spuntate anche molte agenzie o comunque persone che aspirano a, uh, a fare gli agenti um, però Um, però ecco secondo no, me scusami, perdonami, ti sì. interro, ma avere una buona attività live questo è importante cosa significa sulla quantità o sulla qualità dei concerti? Cioè, questa è una cosa importante cioè, nel senso no. che alla fine mm. lo sboronismo di dire ho fatto 200 concerti in un anno anche nelle bettole di no, provincia certo. o è importante farne ne fai 5 fatti bene con un richiamo di pubblico no, cioè, qual è l'approccio Qual è l'approccio giusto, insomma, che dovrebbe avere una band? Allora, fare tanti concerti è ovviamente un buon segno, eh, è sicuramente una buona scuola, quindi è una cosa che, che io comunque consiglio. Però hai ragione, non è che è mh, tanto importante farne tanti, e, e, e solo per farli, perché è un po' il discorso che facevo prima sulle aperture, ovvero se se uno fa tanti concerti nella stessa provincia o comunque in un'area geografica molto limitata, geografica ma per geografica intendo anche culturale, perché ovviamente in Italia eh, in, una, in una provincia o comunque in una regione difficilmente ci sono dei locali. Parlo diciamo, per quanto riguarda la, la scena, chiamiamola così, eh, che pos, si può riferire a mh, cioè, diciamo, quella vicina a quello che, faccio, quello che facciamo noi. Eh, difficilmente in un'area geografica limitata ci sono tanti locali giusti, per giusti intendo che abbiano un senso anche dal punto di vista artistico per quanto ci riguarda. E quindi se fai 100 concerti nella tua regione in un anno... 99 su 100 saranno posti, mh, diciamo, piccoli. O anche se sono posti grandi, magari non sono posti che, eh, che mi danno un indice del, della, che, che quello che fa il tuo gruppo eh, mi interessi. Perché appunto, se, se suono eh, nel, nel, nel barretto, nel circolino, e non, è, non uso i diminutivi per dire, eh, diciamo, sono, sono dispregiativi, per dire che se in una regione, se, se faccio tante date in posti che comunque con cui io non lavoro, con cui Locusta non lavora, mh, non mi serve come indice, anzi mi dice che forse quello che fai non va bene. Per quello che propongo io, però qui c'è il discorso anche del fatto come faccio? Eh, sembra quasi la metafora, del, la metafora del cercasi apprendista con esperienza. Assolutamente. Se non faccio esperienza, come fa? Quindi, nel senso, io no, come no, faccio no. ad arrivare Infatti, al circolo degli artisti di Roma, che è insomma, considerato un uh, si fa, si fa ridere però è così, considerato praticamente quasi un, una mecca, insomma, a un determinato movimento artistico, musicale, nel momento, cioè, senza un'agenzia che in qualche modo mi presenti. No, no, no ma infatti hai e... assolutamente ragione, è il classico cane che si morde la coda, ma infatti quello che dicevo è, fare tanti concerti serve comunque. Questo non vuol dire che serva a attirare l'attenzione di agenzie e etichette, serve in ogni caso perché è una scuola, perché impari, impari anche volente o nolente, mh, impari a avere un rapporto col pubblico, a, a non essere autoreferenziale, quindi fare tanti concerti serve. È ovvio che, come dicevi te, se ne fai invece che 100 in posti brutti, ne fai 5 in posti belli, attrai di più l'attenzione. Però non è detto che poi l'altro lato della medaglia, eh, non è detto che poi questo ti abbia insegnato qualcosa per quanto riguarda gli altri. che poi puoi sopravvivere di questo, visto che poi non puoi andare a suonare. Esatto. Non ti chiamano neanche i localetti, magari cinque esatto. localetti ti fanno un gruzzolo anche di sopravvivenza. Dal punto di vista lavorativo. Il più sì. di altro è quello. I soldi, assolutamente. assolutamente, no, ma assolutamente. Ma infatti. Dicinamo sì, quello... a fare 800 km per certo, fare una cosa del genere, certo, ma infatti, secondo me, eh, vale la pena vale la pena fare se ci si riesce entrambe le cose, nel senso che, ma è un po', un po' il discorso che facevo prima sulle aperture, cioè essere flessibili e pronti anche a fare un'apertura. In cui non ti danno niente, ma comunque suoni insieme a un artista che stimi e magari hai l'opportunità di incontrare le persone, come dicevo prima, di, di essere nei posti, no? Per cui, mh, per cui a volte uh, c'è una bilancia spese e benefici che, eh, che uno valuta di volta in volta eh, Diciamo come eh, la scelta in base a, queste, a questa bilancia. L'una cosa non esclude l'altra, no? se ci si riesce a fare una data in un posto che si sa che è un posto chiave anche a pochi soldi, secondo me può valere la pena. E magari si fa un gruzzoletto suonando nel localino piccolo dietro casa, perché suonare dietro casa magari c'è poche spese, e, appunto, magari ti danno anche più soldi. Ma cioè, da quel punto di vista mh, cioè, vorrei anche che fosse chiaro, magari mh, nel parlare non, non si capisce questa cosa, però. Nelle mie valutazioni non c'è niente di morale, no? nel senso che non dico una scelta è meglio di, di un'altra dal punto di vista etico o morale. No, assolutamente. È semplicemente per eh, capire quello che, secondo me, è mh, più sensato dal punto di vista professionale, però se uno ha la fortuna per dire di sopravvivere o vivere di musica facendo eh, le cover band, cioè facendo una cover band dei de Queen, meglio che andare in fabbrica di sicuro. Buonanimo. Appunto, no, per quello dico, cioè, eh, è una scelta rispettabilissima. E, e, oppure per dire ci sono tanti musicisti che fanno i turnisti con artisti dei quali fondamentalmente non gliene frega niente e quando sono sul palco del, di, di Massimo Ranieri faccio un nome a caso che mi è venuto buffo per me e non gliene frega niente di quello che stanno facendo e poi magari hanno il loro progetto di, di elettronica radicale <ride> elettronica celtica sì esatto <ride> Allora, sono le 15. Eh, qualcuno vuole fare un intervento, qualche domanda, e poi volevi concludere, credo, con eh, una domanda. Insomma, a Luca, ti chiami? Gabriele, tutti Gabriele, signora Villa Castelli. Io volevo chiederti se, se nella tua esperienza in tutti questi anni ti sei mai sbagliato su un, su un gruppo, magari hai voluto lanciarlo eh. e poi non è stata una buona idea. Sì. Sì, mi sono sbagliato in diversi modi. Sono sbagliato prima di tutto. Se vi ricordate quello che vi dicevo prima dell'energia da dedicare a ogni gruppo, sono sbagliato da quel punto di vista diverse volte, fortunatamente non così tante, però comunque un paio di volte sì, nel senso che mi sono fatto attrarre, mi sono fatto, parlo personalmente, ma in realtà eh, diciamo, ci siamo fatti attrarre da situazioni, che, da gruppi che hanno fatto dei bei dischi e che magari avevano una situazione. Mm, di ambiente eh, ottima, ambiente nel senso l'etichetta, le persone che ci lavoravano, loro stessi erano mm, delle belle persone. bravi, anche delle, belle persone. anche delle belle persone, era bello lavorarci, tutto perfetto, però c'era questa vocina di cui parlavo prima che mi diceva che non avevamo tempo. E energia giusta in quel momento, poi boh magari fosse successo un anno dopo, sei mesi dopo, magari sarebbe stato eh, bellissimo, ma mh, io per un paio di volte ho deciso di non ascoltare questa vocina, e alla fine siamo stati tutti molto scontenti, e per tutti intendo proprio tutti: nel senso che. Mm, se non senti di aver fatto un buon lavoro, sei frustrato se, se come gruppo hai affidato il tuo mm, destino diciamo così per usare un parolone eh, dal punto di vista del live e, ehm, e pensi che non abbiano fatto un buon che la vigenzia non abbia fatto un buon lavoro perché poi conto è pensarlo no? la, la percezione che un artista ha del della propria agenzia a volte è giusta, a volte può essere falsata anche dalle proprie eh, idee, dalla propria prospettiva. Per definizione gli artisti pensano di aver, fatto il, di aver prodotto il miglior materiale possibile sulla faccia della terra, perché altrimenti insomma di solito è così. E quindi se qualcosa va male la colpa non è dell'attaccante ma è dell'allenatore quindi mh, questo succede nel calcio come, come nel, nei rapporti della musica in realtà non sto parlando solo del, dell'agenzia ma sto parlando comunque de, 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 di tutti gli attori in campo per cui attori in campo proprio la metafora sbagliata di tutti gli attori sulla scena e, mh, e quindi magari so, l'artista ritiene che il disco non sia andato bene perché l'ufficio stampa non ha fatto un buon lavoro oppure magari l'ufficio stampa si sì, ha fatto un buon lavoro però la distribuzione... Mm. oppure sì, la distribuzione beh, è buona però l'agenzia insomma... quindi diciamo che ci sono tante sinergie in campo e, e, e a volte succede che eh, le cose non vanno come devono andare di sicuro a noi è successo che che, a volte, che, che per un paio di volte non siamo stati diciamo, all'altezza dell'energia che dovevamo spendere su un gruppo e poi magari in realtà mh, tutto era molto chiaro, tutto era molto palese e, e fra tutti era, cioè, era convinzione comune che eh, stessimo un po' forzando la mano. E se l'abbiamo fatto è anche perché magari questi artisti hanno detto, ci hanno detto che gli andava bene, cioè, che gli andava bene che lavorassimo a uno scartamento ridotto, no? per cui per, però, mh, però purtroppo a volte quello che dici in una fase de, del lavoro è diverso da quello che poi ti aspetti sotto sotto, anche per il discorso psicologico che facevo prima, cioè te pensi di aver fatto un super disco, e se l'agenzia ti dice guarda che però io non ho abbastanza tempo per lavorarci, te magari sei tentata a dire vabbè, ma questo è un super disco, cioè questo è, cioè, è un white album. E quindi eh, non importa, per me ci può lavorare anche un minuto al giorno, tanto andrà da solo. Poi non va da solo. Te ci ha lavorato un minuto al giorno, com'era chiaro? Però eh, sa, appunto la chiarezza eh, a volte non porta la felicità se, eh, se poi le cose non vanno come, come sono le aspettative. E questo sicuramente. E poi è capitato anche che ci siamo sbagliati, che noi pensavamo che un, un artista fosse bellissimo, che avesse fatto un disco eh, bellissimo e invece, e invece sì, magari aveva fatto un disco bellissimo, però... Non ha assolutamente avuto nessun tipo, di, nessun tipo di riscontro, diciamo che un certo riscontro, ma molto, molto inferiore alle nostre aspettative. Come? Sì, esatto, esatto. E lì, anche lì è difficile capire cosa non, è, cosa non ha funzionato. E perché può essere, può essere, possono essere tanti elementi. E, mh, anche che sbagli, sbagli strategia dal punto di vista del de live, mh, quello può essere. Allora io ti farei ultime due domande eh, proprio per chiudere, insomma, a meno che qualcuno vuole intervenire velocissimamente però. No. Scusate, però devo rispondere a questo È con un messaggio. Scusatemi un attimo. No, ric quindi ricapitolando, insomma, poi per chiudere con le, le ultime domande a Luca, giusto per fare una specie di breviario riassunto di quello che ci siamo detti oggi, quindi, primo punto: diciamo, il contatto con l'agenzia, e il contatto con il mondo del live l'email non è, è, è l'unico mezzo per cui approcciarsi. È importante, secondo punto, è importante fare tanti concerti per un discorso appunto, di formazione, di, di scuola personale, però non è determinante ai fini appunto, del successo e del consenso del proprio progetto, quindi magari è meglio farne pochi buoni che farne tanti insomma, eh, così a casaccio. E poi terzo punto, adesso lo affrontiamo e poi concludiamo. Io come al solito insomma, bilancio della situazione attuale e prospettive future. La domanda è: tu, da professionista, insomma, del settore, da gente di booking oggi in Italia, qual è la situazione? Come vedi la situazione? Insomma, quindi In relazione anche ai club, ai locali, alla scena musicale, a quello a cui stiamo assistendo, e poi. Ti faccio una domanda da Nostradamus, insomma, di, di, ti chiedo di trasformarti in Nostradamus e di vedere che cosa ci aspetta in futuro sulla scena del, dello spettacolo dal vivo, del concerto, quali sono le nuove prospettive che secondo te si apriranno, insomma, fresche, nuove per la promozione appunto di un progetto discografico, questo quindi bilancio attuale della, della situazione e prospettive future se hai diciamo, una visione fantascientifica di quello che ci aspetta nei prossimi vent'anni, magari, non lo so. Eh, no. I <ride> prossimi vent'anni è una prospettiva dieci, abbastanza... 10 dai, diciamo no. dieci. In realtà è veramente, veramente difficile saperlo perché, perché negli ultimi 5 sono successe delle cose che hanno cambiato stravolgendolo eh, il mondo appunto di soli 4 5 6 anni fa come dicevo prima quindi è abbastanza difficile immaginarsi le auto che volano come nei film degli anni 50 come ci vedevano nel, oppure come 1984 insomma eh, però di sicuro sono partito da Nessadamus. Eh, perché sì, era sicuramente più. Um, cosa annusi, Insomma, cosa secondo te ci, ci prospettiamo vabbè, a vivere è, sullo è spettacolo? Sul concerto, diciamo. La, co la cosa interessante del concerto è, è una banalità che, che non è replicabile. Non è un oggetto che possa essere. Mm, o almeno con la stessa soddisfazione, condiviso da, dall'utenza, eh, perché ci si può immaginare un modo, un modo diverso rispetto a quello che c'è ora eh, di, di condividere appunto contenuti, e appunto ci possiamo immaginare eh, anche un modo diverso da internet, intendo, però il concerto. Eh, per sua natura, come si diceva prima, è fatto sull'emotività che trasmette, trasmette chi è sul palco e l'emotività che riceve da chi è sotto il palco. E, mh, e questo difficilmente può essere replicabile. Anche gli esperimenti che sono stati fatti eh, per allargare mh, il pubblico. Per esempio, penso a. Mh, Um, spettacoli eh, eh, che avvenivano in un posto del mondo e venivano trasmessi in cinema o spazi all'aperto eh, in altri posti del mondo. È no? una cosa che quella di. <coughs> Quella della trasmissione di eventi in diretta in posti pubblici tipo cinema locali o quello che è è una cosa che sta prendendo abbastanza piede soprattutto in alcune, anche in alcune città italiane e, e se secondo... gruppi diciamo storici insomma, assolutamente no certo basta no, certo. semplicemente perché hanno un pubblico maggiore perché se ci sono i Rolling Stones a Wembley eh, io non ci posso andare perché non vado a Wembley eh, però vado a Milano nel, nel locale dove viene proiettato però ripeto è un po' diverso c'è un, una regia è, cioè è come guardare un live che non ha gran senso che sia in diretta o che sia stato registrato mezz'ora prima o dieci anni prima e quindi anche questa è una cosa sicuramente interessante come prospettiva proprio per allargare il pubblico per cui in teoria io posso fare un concerto e farlo, farne uno solo e, e arrivare a 100.000 persone sparse in 100 città certo questa è un'opportunità in più però è comunque non sei a quel concerto lì no? è, vedi una cosa che è leggermente diversa certo che la dinamica da concerto per quanto riguarda il pubblico è un po la stessa per cui ehm, per cui se andavi lì per autocitarmi per conoscere una tipa è lo stesso, ci vai e, e conosci la tipa perché comunque è come se fosse un concerto vero, eh, però dal punto di vista emotivo non c'è quello scambio che, di cui parlavamo prima. Quindi anche, anche questa è una cosa interessante, però non penso. Non Penso che il concerto sia una cosa che, è facilmente, che sia facilmente replicabile, cioè, insomma non mi, non mi viene in mente se non... Cioè, anche parlassimo proprio di fantascienza, per cui eh, faccio la stessa cosa con degli ologrammi, comunque manca il feedback di ritorno da parte del pubblico. Quindi da quel punto di vista penso che il concerto rimarrà comunque un evento a cui essere, un evento quello che vedo semmai è che è questo, diciamo andiamo alla prima domanda, qual è la situazione sì. attuale? Eh, mi sembra che, che la situazione attuale sia um, tendente a, a che il concerto non sia tanto un, uh, un luogo Uso questa parola culturale, ma sia più sempre di più un luogo sociale, che va benissimo, mh, però per i miei gusti personali mi piacerebbe che le due cose fossero più compenetranti, mentre penso che, ehm, che sempre di più. Il concerto sia un'occasione sociale e spesso anche che ci si dimentichi di cosa avviene sul palco. Quindi la musica è un accessorio praticamente nel sì. contesto in cui avviene. Sì, esatto, un po' sì. Eh, un accessorio o più che altro una scusa, è un'opportunità per essere in quel posto lì. Eh, io vado al concerto del tale gruppo perché in questo momento è l'evento a cui essere e questa cosa può essere eh, trasportata e declinata nelle vari, varie dimensioni, cioè il, il palazzetto e il club da mille persone, ma anche il club da 200. Eh, vado a vedere quell'artista perché è cool, non perché penso che sia interessante, ma perché è. L'estetizzazione della musica proprio, no? Sì, Data le est, estreme conseguenze. Sì. Ed è una cosa che effettivamente si nota tantissimo. E il web è il principale diciamo, eh, sì, Però, se il, web, se il web fosse un veicolo di informazione, cioè. Mm, se fosse un modo di condividere mm, qualcosa, in realtà lo è, eh, lo è così: condividere qualcosa che, eh, che ti è piaciuto, o una cosa che potenzialmente pensi che sia interessante, o una cosa che, eh, o che, che ti ha fatto schifo. Um, in parte appunto lo è. Uh, C'è questa condivisione di. di mm, Diciamo questo feedback eh, interattivo, però ho l'impressione che la tendenza sia un po' quella: cioè che ehm, ce ne, ci, ci se ne frega un po, di più, un po' più di qualche anno fa di andare a vedere quel gruppo perché è un gruppo interessante e magari eh, è più. Ehm, e più spesso succede che si va a vedere quel gruppo perché non perché ne abbiamo sentito parlare bene ma perché è la cosa da fare in quel momento e questo spiega anche eh, l'avanzare di alcuni fenomeni sia discografici che, eh, che, eh, che magari hanno, anche poco, hanno poco a che fare con la qualità intrinseca della musica ma Ripeto, non c'è niente di male in questo, è semplicemente che non incontra i miei gusti personali, però, ehm, però ecco mi sembra evidente dal fatto che a volte si va a vedere un gruppo anche senza conoscerlo e che va bene. Ma mi stupisco che questa cosa succeda ora, dove è Facilissimo conoscere un gruppo. Cioè poteva succedere 15 anni fa, quando andavi a vedere quel gruppo lì di cui te, avevi se solo sentito parlare. Magari alcuni eh, magari ci sono, ci sono dei gruppi di, de, della mia di, cioè, di 20 anni fa che erano avvolti nel mito, avvolti nel mistero. Nessuno ci aveva nessun disco eppure erano il gruppo più fico del pianeta. Quindi voglio dire. Non è che queste dinamiche di coolness sono state inventate ieri, però eh, appunto c'erano questi gruppi tipo che ne so, eh, gli Slow Dive oppure gli Slint. No? Eh, io il disco, disco degli Slint e sembrava che ci avesse una reliquia. In parte era vero perché per averlo, insomma, però per dire. Se avessero suonato gli slint nel 93, faccio per dire, tutti noi amici ci saremmo andati a scatola chiusa perché avevano talmente quest'aura di mito che eh, non importava conoscerli. Mi stupisco che succeda adesso che basta che il pomeriggio uno digiti su, eh, nemmeno su Spotify, su YouTube. Eh, tal dettagli tali eh, il gruppo tal dei e si ascolta magari anche solo qualche canzone invece, eh, invece noto che a volte mh, il pubblico del concerto non, eh, non conosce il gruppo stesso eh, che insomma, è semplicemente che un po' mi, mi stranisco mm, non capisco, capisco capisco che la dinamica allora come dicevo prima non è Ehm, di curiosità musicale ma è di curiosità sociale che prima alimentava l'one di mistero prima alimentava praticamente appunto la mitizzazione di, di una band adesso la sovraesposizione mediatica il social che ha in qualche modo tramutato gli artisti non più a miti ma a persone che fisicamente sono tue amiche ti sì. danno la sensazione di esserti amiche sì. e in qualche tu condividi cioè io vedo dei, dei, delle pagine veramente allucinanti di artisti non voglio fare nomi che eh, raccontano la propria vita quotidiana, so, sto al bagno, eh, ma sto al bagno miliardi di mi piace, dico, bravissima, eh, foto al bagno praticamente, e vanno ai concerti e in qualche modo non si parla di musica, non si parla dei testi che fa, non si parla del, del sound che è il progetto, si parla, si parla semplicemente del appunto no? del, dell'estetizzazione dell del fatto che questa, perso questa persona questo musicista sia in qualche modo sia stata al magno esatto perché è social perché oggi vige praticamente appunto il, la, sovraspos la sovrasposizione bisogna essere in qualche modo eh, comunicativi con i fan non c'è appunto più la distanza tra, eh, tra mito e sì, quello, quello va, va anche bene, anche se, se spesso questa cosa crea un paradosso per cui in realtà io non sono tuo amico, no, non dico io e te, sì, sì, dico esatto. in generale, no? Cioè io, il fatto che tu compri i miei dischi o che tu venga al concerto non fa di me direttamente un tuo amico. Magari a me mi, mi girano le palle mh, e oggi so i cazzi miei e... Cioè, L'artista stesso diciamo, ci gioca su questo per poter ottenere consenso Assolutamente, assolutamente Non però, è solo colpa dei dischi No, di... no, assolutamente, è una colpa assolutamente condivisa Cioè come dicevi te, se io ti racconto Se io ti racconto ogni volta che vado al cesso Poi dopo te sei legittimato a, a parlarmi del, delle mattonelle del mio bagno L'hai viste? Quindi... Regiscono anche male, tra l'altro, così per parlare eh, delle mattonelle. Del... <ride> sì, eh, quello che voglio dire è che è un, un gioco delle parti. Però non è detto che tutti vogliano dirti quando vanno al cesso e non è detto che tutti siano legittimati a parlare delle mattonelle. Quindi... Mh, che a volte si perde anche... Ehm, si perde un po' la, diciamo, la, la, la cognizione di quello che si sta facendo proprio ehm, ammorbati da tutto quello che è social. Io, non, ripeto, non ce l'ho assolutamente con, con la rete o con, in generale o con i social media, Ma, ehm, però effettivamente... Hanno cambiato tanti approcci. Per esempio, no, una cosa che noto è che mh, le foto, è che ehm, quello che è importante non è parlare con l'artista che magari ha scritto una musica particolarmente toccante, cioè che ti ha toccato, che magari hai ascoltato, sai, sai meglio di lui le parole delle sue canzoni, però... Non ti interessa scambiarci due parole per sapere cosa ne sa, cosa ne pensa della vita, cosa ne pensa della de, de, de filosofia o per chi vota al limite, ma ti interessa farti una foto con lui e non ti interessa scambiare due parole. Ma facciamo due parole? No, no, facciamo una foto. E, e lì finisce la tua relazione, perché alla fine quello che ti interessa è mettere sul tuo Facebook la foto con quell'artista, come se tu avessi una relazione con quell'artista, cioè come se tu fossi amico veramente dell'artista, ma in realtà non ti interessa essere amico dell'artista, ti interessa solo far finta di esserlo, far finta, fra virgolette, no, ti interessa solo, um, in qualche modo, diciamo, poi qui si va nella psicologia, a volte anche clinica, quindi lasciatemi divagare un po' così a caso, però uh, a volte c'è anche questo, questo, diciamo, questa giravolta mentale per cui vuoi essere amico dell'artista ma in realtà vuoi solo apparire di essere amico dell'artista ma potresti essere amico perché ce l'hai davanti, ci potresti andare a bere una birra insieme amico è una parola grossa, insomma, però ci siamo capiti cosa intendono potresti averci una relazione, potresti parlarci della vita e raccontargli le tue pene d'amore e chissà che lui non faccia una canzone su di te e le tue pene d'amore però invece preferisci farti una foto per sembrare di avere una relazione con l'artista ah, scusate ma sì, 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 eh. mi sembra un delirio Vabbè, io... avete commenti? credo o... che dopo che... ci che... facciamo una musica grande questo ho Apprezzato. Va bene, io ringrazio Luca, insomma è stata un'esauriente, interessante chiacchierata e, e spedite l'email subito <ride> con il link con tanti giga in allegato. <ride> grazie, 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 aspettiamo l'incontro con Martellato e di avermi sopportato. Pausa.